Nando Cagliu, Nando Cagliu che vi parla per questa radio cronaca della, di questa cinquantesimo del Faro dei Castelli. Benissimo, abbiamo avuto qualche inconveniente, però è tutto perfettamente risolto. Allora, tra 30 secondi avremo dato via a questa edizione del Faro dei Castelli che per quest'anno questa porta delle porti stabilirà chi si aggiudicherà il palio. I giocatori sono già pronti sulla linea della partenza, vi ricordo che Cornato in questo momento parte in prima posizione, seguito da Scareno e dalla Madonna Campanile, a seguire tutti gli altri. Benissimo, allora, 10 secondi al via! Non ci si può permettere di
Amadeo in testa nettamente. Amadeo ha preso un po' passato su Carreno, che è passato in seconda posizione. Carreno in seconda posizione, però purtroppo un contatto contro il muro, però Amadeo in testa nettamente. Amadeo ha preso un po' passato, Carreno però non è morto, in seconda posizione è finita la Francesca. Francesca sta recuperando di bandate, sta facendo un bel recupero. Sono tutti vicini, ma non è campagna, questo fa di posizione. Però solo Cerradino evidentemente in vantaggio. Accidenti, che sarebbe veramente un bel vantaggio, insomma Dio. Fortissimi, la Cerradino sono curiosi, Francesca in seconda posizione. Francesca sta andando in seconda posizione in questo momento. Sono tutti appagnati. Sono molto vicini, ecco. Amadeo in testa, ha preso qualche blocco di vantaggio, 10 secondi, che purtroppo hanno avuto qualche contatto e si sono scappati tra di loro, quindi tutto vantaggio di Amadeo per questo momento è passato in testa. Amadeo in prima posizione, seguito da Francesca che è passato in seconda posizione, la Francesca è passata in seconda posizione, attenzione, attenzione, grande recupero della Francesca, ma anche Bornate sta recuperando. Carino sta tenendo qualche posizione, ecco Bornate sta recuperando, però di Amadeo ha una decina di metri di vantaggio sui secondi, adesso c'è la salitina della porta. Amadeo ha già iniziato la salitina, adesso Oredi guardano anche gli altri rioni, però Amadeo nettamente in testa ha preso una quindicina di metri di vantaggio su Rione Falcetta, che ha fatto un grande recupero, seconda posizione per Rione Falcetta. Gli altri invece sono tutti appagliati, sono tutti vicini che stanno scappando tra di loro. Ecco Amadeo che ha finito la salitina, adesso sta giocando la scuola da casa davanti alle porte. Amadeo nettamente in testa. Amadeo, grande Amadeo, c'è tutto da Francesca, Francesca quindi ci mette di vantaggio, se non vogliono, il quattro metto sarebbe tutti vicini, incredibile, grandi, grandi veramente, però che si non le muove né Francesca né Carreno, né Bornate, sono tutti dietro, 15 20 metri, in questo momento, ecco, Bornate quando si è portato in terza posizione sta recuperando Bornate, già sono tutti assieme, ma non è campagna, centro storico, sono tutti vicini, tutti gli altri rioni, sono tutti lì, il pialone che porta adesso verso la Via Verdi, passate le scuole, Amadeo ancora in testa, 15 metri di vantaggio per Amadeo, sono ancora tutti in 4, 5, stanno guadagnando ancora 4 metri di vantaggio, ora sono 20 metri di vantaggio sui secondi. Prego, il pubblico che è in fondo al viale dovrebbe spostarsi perché la macchina sta arrivando e arriva direttamente lì all'ingresso del castello, quindi cortesemente spostatevi, per favore spostatevi, lasciate spazio alla vettura. Ormai sono 30 metri per il Amadeo, signori, ormai sono da prendere l'impatto che porta l'entrata del castello. Ecco, stanno arrivando, mancano pochissimi secondi, che emozione, una gran emozione altissima. Ormai stanno per fare l'ingresso qui al castello, non ti vincono i portali. Ecco, li rivediamo!